Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata ragionerò brevemente di come si fa a scrivere per il web, in particolar modo per un blog. Punto 1. Scaricate le risorse in PDF gratuite che trovate in descrizione di questo video di YouTube. Sono tutte risorse in Creative Commons, sono totalmente gratis e vi aiuteranno ad imparare a come si fa a scrivere per il web. Punto 2. Leggete i testi che avete scaricato. Non si può pretendere, infatti, di imparare a scrivere per il web se non si ha intenzione di leggere. Prima cosa da fare per imparare a scrivere è leggere. Se non volete leggere, è inutile che vi mettiate nella testa che volete andare a scrivere. Punto 3. Applicate alle vostre bloggate tutto quello che ritenete opportuno e che avete imparato dai testi che io vi ho segnalato. In questo breve podcast non imparerete a scrivere per il web. Se volete imparare a scrivere per il web, dovete leggervi le risorse in PDF che io ho provveduto a selezionare. I link li trovate nella descrizione di YouTube di questo file. Ricordo un'altra volta che sono tutte risorse in copyleft e quindi gratuite. Quindi, di che cosa andrò a discutere in questo brevissimo podcast? Beh, mi limiterò a sorvolare rapidamente su alcuni concetti generali in relazione ad un blog e ai suoi post. La gente sul web non legge, ma di solito scorre un blog. Levatevi dal cervello l'idea di scrivere un libro e pubblicare i capitoli sul blog. Non lo leggerà nessuno perché la gente in internet non legge. Google vi archivierà il post a seconda del contenuto che metterete nell'articolo. Trattandosi di scrittura creativa, probabilmente finirete indicizzati in chissà quale pagina e per quale chiave di ricerca. Altra cosa è bloggare. Il titolo è sicuramente la prima cosa e un elemento fondamentale. Il titolo del post deve essere chiaro, possibilmente corto. Deve descrivere in italiano di cosa si parla nella bloggata. Il titolo deve essere attinente all'argomento trattato, ma non deve essere una metafora. Il titolo breve, chiaro, deve contenere le parole chiave del vostro articolo e quindi in modo da essere pertinente. Il contenuto del post. Selezionate font grandi, di solito in Times New Roman oppure il Verdana. Sono i font più usati. Se bloggate su Blogger, sceglietevi un template ed applicatelo. Annesso ci saranno per default tutti i settaggi dei link, dei font e quant'altro, per cui non dovrete curarvi di niente. Fate i periodi corti, ben spaziati, allineamento a sinistra. Non curatevi del margine destro. L'occhio umano legge meglio se c'è un margine disallineato a destra, piuttosto che un blocco di testo molto massiccio e perfettamente quadrato, che immediatamente scoraggia l'utente dalla sua lettura, proprio perché di solito in internet un utente un blog lo scorre e difficilmente lo legge. Quindi, per far leggere l'utente, lo dovete interessare. I sottotitoli possono aiutare, periodi brevi con presenza di immagini e filmati che snelliscano l'impaginazione dei paragrafi e invoglino l'utente a spilluzzicare frasi e periodi della bloggata, specie se dividendoli in capitoli e quindi in sottotitoli usate delle titolazioni intermedie, per indurre appunto il lettore da farlo smettere di spigliuzzicare ed iniziare una lettura esaustiva e più attenta. Non mettete immagini grandi, che sono pesanti da caricare, e neppure gigantografie, che spezzano troppo il testo e sospendono la lettura dell'utente. I video saranno fruiti probabilmente se l'argomento della bloggata interessa, quindi non ripetete quanto viene detto da un video, ma sintetizzatelo in un paragrafo, oppure ancora meglio, commentatelo in modo sintetico,
dando per scontato che l'utente il video lo abbia fruito. Ripetete più volte nell'articolo in modo naturale e non forzoso e non prolisso e non noioso i sinonimi e parafrasate il contenuto delle parole chiave e di concetti che sono appunto l'argomento della bloggata. Non è importante la lunghezza della bloggata, è importante invece il suo contenuto. Una bloggata corta e con un contenuto superficiale non farà traffico. Una bloggata con un contenuto interessante, se sarà corta, sarà apprezzata perché sintetica e con un contenuto ovviamente di rilievo. Una bloggata lunga con un contenuto superficiale sarà ignorata perché il post sarà considerato noioso, brodoso e inutilmente lungo. Una bloggata dal contenuto interessante, ancorché lunga, è possibile che sarà fruita dall'utente se il contenuto lo interessa per davvero. I contenuti che postate devono essere unici, completi e periodici, espressi in modo chiaro con un linguaggio naturale che non sia né troppo forbito né troppo dozzinale. Però ovviamente non deve essere un contenuto di un sussidiario delle elementari. Potete usare in modo parco un colore di sfondo per evidenziare alcuni brevi periodi, ad esempio un bel colore giallo, in modo da simulare la passata del classico evidenziatore di testo in una pagina. Questo attirerà subito l'attenzione del lettore, tuttavia io vi consiglio di non esagerare nell'uso dell'evidenziatore virtuale, aggiungendo un piccolo sfondo di colore giallo di background ai font, altrimenti otterrete come effetto di disorientare e disinteressare il lettore che troverà una pagina piena di roba gialla e verde. Le sottolineature, il grassetto e il corsivo sono altri ottimi metodi per evidenziare parti importanti della bloggata. Appunto, sono strumenti utili tanto quanto l'evidenziatore virtuale, di solito una strisciata di colore sul testo di colore giallo, oppure un verde lime, questo se diciamo la sfondo della pagina è bianco. Tuttavia, appunto, non esagerate nell'uso di queste proprietà del testo, rendendo la vostra bloggata una maschera da arlecchino illeggibile. Questi artifici di impaginazione, appunto, l'evidenziatore virtuale, il grassetto, il corsivo e le sottolineature sono utili, ma usateli con una estrema parsimonia nelle vostre bloggate. I template con il colore nero di sfondo del blog di solito avranno font chiari. Questi tipi di template agevolano effettivamente la lettura di lungo periodo perché sono riposanti per l'occhio umano. Infatti è più comodo leggere un testo bianco su uno sfondo nero che un testo scuro su uno sfondo bianco al computer. Quindi i template con lo sfondo bianco e i font scuri, che sembrano più naturali e più simili ad una pagina, in realtà possono stancare l'occhio del lettore. Scegliete o il primo o il secondo, dipende un po' dai vostri gusti personali. Evitate tutti i template che non siano di sfondo bianco o sfondo nero, perché saranno delle atrocità che il lettore non leggerà mai. Fate attenzione agli errori, ai rifusi e al gergalismo. Le parole in inglese non sono un problema, specie se trattati di un argomento in ambito tecnico-informatico, ma ricordate che i vostri lettori possono non conoscere l'inglese. È noto che in Italia sia bassa la percentuale di italiani che conosce l'inglese ed è ancora più bassa la popolazione di utenti italiani che ha skill linguistici in inglese o francese adeguati per fruire contenuti multimediali, quindi un ottimo modo per non usare quindi contenuti multimediali in inglese o francese, perché probabilmente non saranno capiti. Oppure proprio usando contenuti multimediali in inglese o francese, oppure se sapete
anche il tedesco, bene, li potrete utilizzare all'interno della vostra bloggata allegandoci delle traduzioni in italiano, delle sintesi in italiano, ad esempio una conferenza, un breve filmato, in modo da rendere il contenuto in lingua straniera fruibile anche per gli utenti italiani che non sanno l'inglese, il francese, il tedesco, eventualmente lo spagnolo o quant'altro. Fate sempre dei backlink interni al vostro blog tra le bloggate con argomento simile, quanto con argomenti potenzialmente correlabili. Aggiornate i post vecchi e i post nuovi, linkando sempre reciprocamente le pagine del vostro blog tra i vari contenuti, simili oppure correlati. Sono link che non costano niente. Questi link inseriti all'interno del testo con un font elevato sono considerati molto importanti da Google, piuttosto che ad esempio metterli i soliti link a piedi pagina, che di solito vengono considerati in modo minore da Google. Ok, questo è più o meno tutto, per questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima!